champagne per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. E buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Nella canzone il nostro Peppino Di Capri brinda con lo champagne. Io voglio brindare a lui questa sera per essere tornato qui su Radio Free Station per contarci, per raccontarci tutto quello che ha fatto finora, soprattutto gli ultimi periodi. Tutto. Ci vogliono 60 anni però di trasmissione. Ci vogliono 60 anni, ma insieme a me abbiamo Luigi che ci dà sicuramente una mano per tutto ciò che dobbiamo raccontare. Ciao, buonasera Luigi. A tutti i nostri amici di Radio Free Station. Un saluto al maestro che ora Mirti l'annuncerà. Eh sì, allora... Il maestro francese, io sono qui in terra e mi chiamo Peppino. Sì, per me sei Peppino, perché io ti conosco quando sei nato. No, da quando sei nato cantante no. Ma ti conosco con tutti quanti i tuoi dischi, perché abbiamo la raccolta totale, da Nessuno al Mondo, da Luna Caprese e chi ne ha più, da Champagne. Tutte le canzoni eccetera, di Peppino eccetera. Di Capri, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo. Però, appunto, non hai mai nominato uno delle ultime. Nessuna delle ultime, per cui io mi preoccupo. Amica mia, mi piace da impazzire. I miei capelli bianchi mi fa morire. Sogno di una sera. Però la canzone alla quale sono molto, molto legata, che ogni tanto la canto come ai karaoke, è Incredibile voglia di te. Questa mi piace da impazzire. Ti piace il tè, quindi Incredibile voglia di te. Sì, di te, di te, Peppino. Ok. Un'incredibile voglia di te, veramente. Noi ce l'abbiamo sempre quando si tratta di appunto di parlare di te. Però noi sappiamo che ultimamente sei stato in Brasile, perché sappiamo benissimo che Peppino Di Capri è molto amato in Brasile. Le tue canzoni sono molto gettonate, io dico come ai primi tempi, perché indubbiamente, cioè, il popolo brasiliano ti adora, ti ama proprio perché sei tu, Peppino, sbaglio? Cioè, quanti anni è che ti conoscono laggiù? Io la prima volta sono andato nel 61, mi ricordo. La mia prima esperienza, c'è un viaggio in tutto il Sud America, Argentina, Brasile e Venezuela. Facciamo tutto il Centro America, dal centro fino al sud. E quindi da allora l'amore è cominciato. Poi sono andato ogni tanto, in Argentina però mancavo da 30 anni, sono andato 3 anni fa. Addirittura 30 anni? Spero di tornarci. Si fu un salto di 30 anni, che sembrava ieri. Quindi, io mi chiedo, quante ore di viaggio, Peppino, ci vogliono per arrivare laggiù? 14 ore al ritorno e 13 all'andata, perché c'è il vento in poppa. Ah, ecco. Quindi insomma tante ore sono, però io credo che ne valga la pena, perché la passione brasiliana è un po' simile a quella italiana, no? I brasiliani sono forse un po' di più passionali. Sì, assolutamente. Nei brasiliani ci vuole un po' meno, abbiamo l'andata a 10 ore o quasi 11 e al ritorno 11 ore, no? Io pensavo l'Argentina, Rio, Buenos Aires ci vogliono 14 ore al ritorno specialmente, perché vabbè, importante... poter rilassarsi e riuscire a dormire un po', il viaggio passa presto. Certo. E quanti giorni sei stato in questo ultimo periodo? Perché sappiamo che sei tornato da poco tempo. Sì, ho fatto in 12 giorni 5 spettacoli. Mamma. Ho fatto Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio e San Paolo. San Paolo e Rio, esattamente. Rio de Janeiro. Bellissimo. Come mai questo grande amore, Peppino, per il Sud America? Ma non lo so, loro dicono che di me quello che la cosa che c'ho di bello, a parte che ci sono uno di loro, del pubblico, loro Peppino del Brasile, e vogliono, come dire, dicono che da me capiscono tutte le parole delle canzoni, cantano assieme a me, cioè mentre dice forse con gli altri, che ne so, forse con gli altri con cui ci hanno provato forse non scandiscono bene,
dicono il mio italiano per loro è perfetto, meno male. E per fortuna, e questo allora mi fa molto piacere, vuol dire che certo, vuol dire che c'è un bel italiano che si capisce. Sì, perché ma la cosa più divertente è che quando sono andato la prima volta nel 61, il primo impresario mi raccomando, la prego, non canti in napoletana perché non capiscono niente. Per capire l'evoluzione degli anni, del tempo, la musica, come cambia. Una delle ultime volte che sono andato in Brasile, 3-4 anni fa, cioè, la prego, ma lei fa le canzoni napoletane? Io stavo per dire, no, non ti preoccupi, dice, no, perché adorano le canzoni napoletane. Dico, vedete come il mondo, come la musica non ha bisogno di confini, di bandiere, di recinti. La musica vola, va via, è libera, ma ancora per romano almeno quella. È vero. Io devo dire, parlavo stamattina con uno dei ragazzi degli Audio 2 e dicevo che comunque, sì, con Enzo parlavo, che secondo me, poi può darsi pure che mi sbagli, il napoletano, ok, quando canta e quando scrive delle canzoni ha una passionalità, sarà perché ho sangue napoletano nelle vene, quindi mi ci metto anche io, ha una passionalità particolare rispetto, può cioè, darsi, sì, vede praticamente le cose tutto con una fantasia, con poesia, e di conseguenza qualunque cosa faccia viene fatta in maniera particolare. Infatti c'è un silenzio totale, un'adorazione. Poi tra l'altro ci avevo ospite in un 2 o 3 concerti Zizi Possi, che aveva fatto un album, 2 album di canzoni napoletane. Sì, classiche. Zizi Possi, sì. Ma bravissima, perché, è vero, perché lei c'ha o i genitori o i nonni che sono napoletani, quindi c'aveva la pronuncia perfetta. Infatti. Abbiamo fatto assieme Anima e Core, e poi lei cantava Caruso da solo, molto bella, perché fatto da una donna è ancora più interessante. Ma questo ultimamente in Brasile? Ecco qui, c'è una persona, Peppino. Allora, sì, tu hai cominciato la tua carriera accompagnato da un gruppo meraviglioso che ancora oggi va alla grande, e con noi per salutarti, vabbè, chissà quanti gruppi ti hanno accompagnato, Peppino Di Capri. Mirtilla? No, io sono proprio del mio. Sì. Mirtilla? Dimmi. Sì. Un attimo solo, prima lasciamo un attimo quella persona in attesa, digli di aspettare perché abbiamo Marisa Laurito. Ma dai, che vorrebbe fare un saluto al nostro Peppino Di Capri. Peppino. Vai Marisa! Pronto, Peppino, ciao! Ciao Mari, come stai? Allora, bene, tu? Ma mica sei in America? Da dove parli tu? No, sono tornato dal Brasile da una settimana e quindi c'ho accento brasileiro. E niente, allora ti faccio un bacio, ti do un bacio, un grande in bocca al lupo. Io sto andando in scena e quindi niente, solo per un abbraccio fortissimo in bocca al lupo a te. Grazie Marisa. Ciao Mari. Un grande Peppino. Grazie. E noi invece abbiamo in linea, caro Peppino, Andrea Arcella. Ah, Andrea. Andrea, ci sei? Lo conosco pure. Mi conosce da bambino, cara Mirtilla. Eri piccolino. Ciao, bene tu? Dove io siete? Una bellezza, Peppi, io ho sempre un splendido ricordo di quando eravamo bambini tutti e due praticamente, tu già facevi piano bar, io cantavo i corsi. E quando avevamo i cori nel disco Giubbox. tutta la notte, dalle 10 del mattino fino alle 6 del mattino, allora, ci hai spremuti come delle arance meravigliose, siamo contentissimi di aver fatto quel lavoro con te. Un ricordo meraviglioso. Lo sai che è il più bel disco che per me che ho fatto nella mia carriera, come sonorità, come scelte, come ricordi, è stupendo. Ma tu sei stato... Guarda, me lo metto sotto il cuscino. Ma guarda, ma sappi che io non ho la copia autografata. Ah, ce l'ho io. Non vale allora, non vale. No, come non è la copia di Peppino autografata. Questi signori delle radio si sono fermati agli anni 59-60, non sanno che abbiamo continuato a fare dischi nei tempi, capito? Allora però il mondo nostro è fermo lì.
Invece la musica continua, è bella perché uno si rinnova, cerca di stare al tempo con i tempi, che passano, le generazioni che cambiano. E la cosa è una corsa nel tempo meravigliosa. È stupendo. Ma poi quando lei fanno una faticata. Tu sei il precursore proprio. Sei io quello che ha cominciato a fare questo, che ha insegnato a tutti noi come si fa. Un esempio di una canzone che stava in un album di 12 anni fa, adesso la gente la sta riscoprendo, si chiama E tu ci sei, sì. Che giustamente loro non sanno manca del, hai capito, con un testo bellissimo del prete, di... bello, molto bello, molto bello, sì, complimenti, sì, veramente, quel pezzo stupendo, glielo dissi a Franco ieri a Mara da a poco, come cacchio si chiama? Domenica Inn me l'ha fatto fare improvvisandolo al pianoforte, cioè, e quindi vuol dire che sono canzoni che poi col cammeltono col tempo. Questa è una cosa molto bella. Sono vabbè, molto belle, siamo, certo. Abbiamo, una grazie per quello che rappresenti. Grazie per quello che rappresenti per tutti noi, mi raccomando, non ti dimenticare mai che noi ti vediamo un sacco di bene. Lo so, a parte lo so. Il fatto che ci siamo frequentati anche diversamente, insomma, dal piano di sopra al piano di sotto. Qua a caso di Sergio Ionici. Quindi, e poi ti tengo di buon augurio, perché tu hai sentito il mio primo provino, quello che feci con un pezzo proprio di Sergio Ionici e di Riccardo D'Alteri, oggi è un anno, proprio il mio primo provino, 14 anni c'avevo. E tu dicesti queste testuali parole a Sergio. Poi, ma tu voglio un grande buono. Come si chiamava quel pezzo? Aspetta. Il pezzo si chiamava Oggi è un anno, è veramente un gran bel pezzo. Sì. È rimasto poi nel cassetto dei nostri sogni, per carità. Poi avevo 14 anni, ero piccerillo. Melis era innamorato, voleva questo bambino che cantava, ma io dissi ho tutto il gruppo nessuno, e poi c'avevo altre idee. Bravo. Andrea, da quanto tempo non abbracci Peppino di Capri? Ma credo da non molto, da quando ci ha mandato a quel paese per un video che abbiamo fatto. A quel paese che hanno mandato? Dove? Ma gli voglio molto bene, guarda, è un mio punto di riferimento. C'ha la risata contagiosa. Andrea, sì. Andrea, sì, sì. Andrea è una persona stupenda. Noi ci facciamo gli auguri in voce a Capodanno da 5 anni a questa parte, o 6 anni forse, è vero Andrea? È vero. Confermo. A Capodanno ci pensiamo. A fare fatto. Beppe, io ti abbraccio fortissimo, ti auguro tutto il bene di questo mondo, quanto ti voglio bene. Poi un abbraccio speciale va a quell'amore della tua famiglia, che insomma sono uno più elegante dell'altro, insomma sono eccezionale. E complimenti, perché veramente queste cose vanno dette e vanno ricordate. La famiglia è una cosa meravigliosa, grazie, e tu sei stato bravissimo ad avere quei ragazzi che poi sai quel re della chitarra, uno veramente forte. Hai ereditato bene, Ti auguro tutto il bene di questo mondo, guarda, tutto il bene di questo mondo, Andrea. E sempre alla grande, sempre con cose nuove e sempre con proposte nuove, veramente, perché tu sei un punto di riferimento, non ti scusa. Fra non molto c'era anche un per me con un album nuovo che l'avevo quasi finito, ho interrotto per questo tour, adesso lo riprendo. Vabbè, tutto allora, a posto. Ci aspettiamo una telefonata e una dedica, voglio quel disco là, tu devi fare il vinile di quel disco. Va bene, sì. Glielo ricordiamo. C'era già il vinile c'era, penso che si trova ancora da qualche parte. Vabbè, comunque farò di tutto per fartelo arrivare. Un abbraccio. Ti voglio bene, ti ringrazio molto se mi fai questo regalo, veramente, è un regalo che mi aspetto molto. Grazie, ti abbraccio forte, auguroni, in bocca al lupo per la vita. Grazie Andrea. Ciao Missilla, ciao Peppino. Ciao, un baciotto, ciao. Grazie, ciao. E allora dopo queste due stupende sorprese, ritorniamo col nostro Peppino di Capri a parlare a questo punto di Sanremo vorrei parlare, visto che sei stato... Parlate. Sì, sei stato la persona che insieme ad Albano e... 15 volte, hai partecipato per ben 15 volte, quindi quello che assieme a Milva ho fatto 15, Albano mi sembrava ce ne manca ancora uno, credo. Ah, ok, quindi insieme deve ancora arrivare. Mentito, si sarà meritato. Ok, volevo dirle, quindi in 15 Sanremo, ora come ora, rifarebbe Sanremo?
No, non c'è, chiaramente lo farei perché è una platea fantastica, che ha un audience pazzesco, eccetera. Però non lo so, capito? Siccome c'è la tendenza giovanile, loro i rap, eccetera, che se la facessero così. Il terrore mio è che si perde di vista la canzone italiana col suo sì. stile, col suo fascino, con la sua meravigliosa melodia. E quindi io spero che, insomma, che il rap sia una moda e che non che la canzone italiana non però, si presta a questo. Però ha collaborato. Ci sono delle eccezioni. È vero, ho collaborato sì, con un rapper, adesso, con Ghe Pequeno. Con sì. Gio Pequeno, come no, Gio Pequeno, come no. Appunto, un conto è fare così, giocare, sì. sperimentare, però un conto è trascinare e portare una Sanremo per mano e così, insomma, sembrava un po' esagerato. E avrei fatto una via di mezzo, oppure dare spazio alla nostra tradizione, alla nostra melodia che ci invita tutto il mondo, ci imitano e noi invece facciamo di tutto per allontanarci dal nostro stile. Un peccato, vabbè, speriamo che ci ripensino su gli organizzatori. Questo comunque che ha detto è una bella parola, perché in tutto il mondo è vero, in tutto il mondo cercano lo stile italiano, amano Stevie Wonder che canta il pezzo che dedico alla bambina, è vero, quella è la canzone italiana. E che è vero, più nebbi italiani di questo, infatti. La musica italiana è veramente richiesta in tutto il mondo, poi qui in Italia noi, come hai detto tu, andiamo a confonderci le idee con tanti stili. Guarda, mi ci metto pure io a sperimentare, ma un conto fare un pezzo in un album, due, così per divertirsi, sì, ma un conto è fare tendenza, allora è pericoloso. E certo. Adesso, quest'anno, quando io ho pensato minimamente, non c'avevo il pezzo che avrei dovuto finirlo, cioè, però avevo fatto un piccolo tentativo, appena mi sono soltanto avvicinato a un telefono, ho detto no, ci provo nemmeno che quest'anno vogliono tutti rap a Sanremo. Ah, meno male, io mi sono strofinato le mani, ho detto meno male, ci avrò ancora 10 anni di carriera avanti. E infatti, perché spero che insomma la nostra tradizione rimanga tale. E vabbè, certo. Andiamo. Ma invece per quanto, la musica continua. Per quanto riguarda sì. il Festival di Napoli, che era una bella tradizione che è nato prima del Festival anche di Sanremo. Prima di Sanremo, sì, sì. Le dispiace che non sia più lì. È un peccato, no, che non venga più. Sì, sì. Vabbè, quella era un po' quella di Napoli prima e dopo, una bella trasmissione, però era un ripetitivo di quelle canzoni di 100 anni fa. E che cambiavano soltanto i personaggi, ma le canzoni di 3 volte erano sempre quelle in quella trasmissione, cioè non c'era la novità. Invece il festival presentava le nuove tendenze napoletane, ci stavano bene i gruppi, i complessini, le cose, per far capire che la musica non finisce lì, non finiva con Voce Notte, ma ci poteva avere una tradizione. Infatti io sono stato diciamo miracolato dai vari Frenesia, Mi Chiama Amore, che ne so, diciamo da Anima e Core, Luna Caprese in su, c'è stata una bella produzione. Quindi dagli anni 50 pure io feci un album che si chiamava Ad Occhi Chiusi Napoli, che erano tutte, una metà dell'album erano canzoni di 50 anni addietro, per cui c'era appunto tutte quelle canzoni che si cantavano nei nightclub dell'epoca, Capri, Ischia, insomma in tutti i locali. Vabbè, comunque è stato un bel percorso, una bella normale scia di canzoni che viaggia nel tempo, ci sarà sempre spazio per loro. Sì. Oggi nel 2019 cosa prova Peppino Di Capri quando si siede col suo amico pianoforte? Ma guarda, io cerco di rimanere il più possibile me stesso, perché ho fatto varie tentative, mi avevano anche violentato il dopo Beatles verso la fine degli anni 60. Per fortuna non mi sono lasciato coinvolgere, ho preferito rimanere nel buio per circa 3 anni, pur di non cambiare, di resistere alle mode, perché poi quelle cose lì sono... Una volta che passano di moda, certo. Ci sono gli originali, fino a che ci sono in vita, adesso pace all'anima loro, 2 non ce ne sono più, però voglio dire, loro erano in vita e imitarli quando sono nel pieno della loro carriera è quasi, non dico una... è un sacrilegio, no? Non so come definirlo, insomma,
Invece così un conto è ricordare il passato, anche per esempio a Sanremo il Pino Daniele che sta un premio alla carriera, alla sua, come dire, dopo per la sua scomparsa eccetera, ma gli hanno dato uno spazio talmente limitato, talmente una fotografia fissa lì, inquadratura da lontano, un premio alle figlie, ma è stato andava fatta una cosa molto più importante, visto che la volete fare, che ero candidato io, ma alla parola Pino Daniele mi sono messo da parte e mi cinchino tuttora, però pensavo che gli davano un po' più di spazio. Beh, questi sono piccoli particolari che non c'entrano con gli ascoltatori, che magari cambiamo discorso e ci deviamo, però sarebbe bene precisare. Sì, Pippino, c'è un'altra persona che vuole salutarti, il grande Depsa, che era qui in ascolto, eccolo qui. Ciao Depsa. Bella rispettata nel mondo. E poi ho sentito un commento che tu sai che l'ha aspettato una cosa tipo la sensibilità, il romanticismo internazionale, cioè il concetto di romanticismo che tu esporti del romanticismo nel mondo. Signore, tanto di cappello, ragazzi. È vero. Comunque, è vero, grande soddisfazione, devo dire. Sì. Peppino, quindi ci sarà qualche canzone nuova allora del grande Depsa nel tuo prossimo album? L'amore è nato a Napoli. Ah, quindi io conosciamo già per telefono, però... un pezzettino, ciao, Peppino, un pezzettino. L'amore è nato a Napoli, ce l'ha portato mare. E di ricetta all'uomo no, lo faccio sto regalo. E prima innamorata, o mare, o cielo blu. L'ultima sei che è stata, forse sei stato tu. Questo è un accenno così. Che bello! È bellissimo. Perché siete fortunati, mi avete trovato davanti a un pianoforte. Ah, ecco. Stavo ripassando un po' quello che devo fare. Ditemi tutto. Allora, voi quando è che vi incontrerete, Depsa? Guarda, non lo so, perché poi Peppino è indaffaratissimo. Io sono ultimamente sono milanese, anche se con grosso sforzo, però non vedo l'ora di scendere giù a Napoli di andare a trovare la famosa Viale Elena 17B, dove questo signore mi ha creato. Mi fai trovare la folla fuori la porta. No, ma però ti hai cambiato indirizzo. Ha dato l'indirizzo vecchio. Allora, l'indirizzo di allora era quello, adesso è quello di adesso, non lo dico. E quindi dove mi sono presentato un giorno ed è cambiata la mia vita. Un pochino ha cambiato la sua, nel senso Tra le tante canzoni, Salvatore, fra le tante canzoni che fai, fra le tante, vuol dire, le trasmissioni che fai, ogni tanto appunto dedicati ancora alla musica e alla composizione, che ce n'hai ancora da dire, più perché con l'esperienza che il tempo passa sapessi quante emozioni più si provano nella vita e voglia scrivere. Ma detto da te è un motivo in più, anche perché io sono nato dove ho cominciato a scrivere canzoni a 6 anni, quindi cioè io il DNA mio era scrivere canzoni e perdere capelli. Tu hai scritto canzoni per Peppino Di Gabri, ecco, questo grande capolavoro che è. Però io ho scoperto, Depsa, che anche un'altra canzone che a me proprio fa impazzire, Incredibile voglia di te, anche quella hai scritto tu. Sì, poi da un'idea mia, poi l'abbiamo portata avanti, non mi ricordo con chi, se con Mimmo, con Peppino, con qualcuno, e l'abbiamo portata avanti, però è molto facile, una canzone terzinata, allora si andava bene, andava di moda. Sono quelle canzoni però che ti restano nella mente, no? Dico, ce ne sono tante bellissime, sì, cioè quelle di Peppino si cantano dalla mattina alla sera. Scusami. No, di pure. credo fosse la canzone che ci unisce di più a me e Peppino per la nostra comune sensibilità, scritta da me in macchina, poi messa apposta da lui quando sono arrivato a Napoli, perché è giusto il ritornello, la canzone si chiama Il Sognatore. Sì, bellissima.
E poi il mio testamento spirituale, ma ho capito che è pure quello di Peppino, quindi questo vuol dire che ci siamo capiti anche da questo punto di vista. Perché in Brasile è stato un grande successo, comunque in Brasile stava cominciavo con questa canzone, quindi insomma è stato un bel effetto. Ma è bello perché dice, questo mi fa particolarmente piacere, perché non è una canzone che c'ha un testo, diciamo, importante da sentire, quindi che funziona in Brasile, che sia, è un motivo di vanto in più, perché certo, vuol dire che hanno capito di che si tratta, perché non è vogliamo, diciamo, vogliamo parlare un attimo di Emo Emo. Anche quando facemmo l'alba per fare un testo bellissimo con un significato adatto alla canzone e a Napoli eccetera, quando arrivo il nostro produttore discografico lette il testo che dice: io qua non ho capito niente, la carta ce l'ho buttata in un angolo, e io e Salvatore rimanemmo di stucco, dico: ma chi se ne ha capito niente? No, io voglio parole semplici, la gente deve capire il testo, deve capire le parole, e quindi ci arrangiamo a fare una cosa un po' più così alla portata di tutti. Però come... Peppino, casualmente ti trovi davanti a un pianoforte, perché non ce la canti? Non doveva niente. No, il sognatore Peppi, il sognatore. No, il sognatore. Il sognatore. No, napoletano, aperto. Mi piacesse, il tuo accento è più giù, un po' più giù di Napoli. Io sono di Maddaloni, che è siciliano, Peppino. C'è un accento siciliano. E che ne so? Sono di Maddaloni, lo conosci Maddaloni, provincia di Caserta? In Caserta, sì, e perché mica parlano così a Caserta? Ma io non ho accenti, no, io non ho mai parlato il dialetto, Peppino, non lo so parlare il dialetto, non lo so parlare. Lo devi imparare. E lo so, mia mamma non me l'ha insegnato, neanche mio papà, però io sono della città di dove è nato, se non mi sbaglio, la Sacco, no? Un'altra grande cantante napoletana. Era bravissima, Cartolina Napoli. Infatti, anche lei. Vabbè, ma ci abbiamo tanti cantanti napoletani. La mignonetta del 2000, che peccato. Vabbè, sì. Parliamo di altro. Io non allora, Salvatore, tu ci sei? Vai a salutare Salvatore, che se n'è andato? No, Salvatore, ci sei? No, sono qua. Non voglio disturbare, stavo sentendo. Devo stringere queste vocali, quindi, perché altrimenti mi danno del siciliano, io siciliano non voglio esserlo. Salvatore. E vabbè, che ci posso fare? Vorrà dire che vengo da te, mi fai un pochettino di... Sto scherzando, vai bene così. Lo so, non mi credi. Ma ho fiducia. Ma Luigi non parla mai. Sì. Luigi c'è. Sì, no, io sto ascoltando, ovviamente. Io a 39 anni... Andato in bagno. No, a 39 anni sto solo... sognando, ascoltando queste belle cose che state dicendo, perché comunque anche noi giovani dobbiamo... Bravo, è un'idea per una trasmissione questo trittico, chiamare al... Ma noi l'abbiamo sempre fatto, anche quando abbiamo, se ti ricordi Peppino, quando intervistammo Depesa, abbiamo chiamato, diciamo, i personaggi che lui maggiormente magari aveva frequentato, che conosceva, l'abbiamo invitati tutti, quindi è bello così, perché ci sono a volte delle persone che non si sentono da una vita, ma che hanno un rapporto meraviglioso dentro di sé, no? E quindi... Cioè, Infatti. Pasquale, Giuseppe, Nicola, ti chiamo io Depsa semplicemente, e noi ci sentiamo, ci risentiamo Depsa, perché poi dobbiamo ancora fare dei lavori io e te insieme a Massimo. Okay? Non so che lavori dobbiamo fare, però comunque sto a disposizione. Vabbè, non dimentichiamo che... Non sapevo che facevi qualche lavoro straordinario. Allora... Mi divertite, si sente che siete belle persone, spero un giorno di conoscervi di persona, perché sarebbe il minimo. Certo. Comunque voglio ancora ringraziare Peppino per tutto quello che ha fatto e per tutte le emozioni che ci siamo scambiati, perché
Poi fate i complimenti perché ti ho trovato in splendida forma domenica mattina. Sei dimagrito da 10 kg, ma stai da Dio. Sta molto cioè, bene. 12 kg sono dimagrito. Hai perso 12 anni oltre 10 kg, quindi nel senso che sei decisamente più giovane. Quindi a questo punto mi pungoli e a questo punto toccherà dimagrire pure io. Ma okay. Io devo dire che a Peppino non si dà età. Peppino, da quando ha cominciato ad avere i capelli bianchi, è rimasto tale e quale. Ha un viso meraviglioso, una grinta di sempre, quindi è l'uomo senza età, dico io. È l'uomo senza età. Sei bellissimo così. Peppino, sei bellissimo così per tutti quanti noi. Come dire, veramente lui racconta che il suocero gli diceva se può sentire ma non se può vedere. Questo lo racconta lui, se non si può guardare. Quindi se può sentire ma non si può guardare. È vero. È vero. Però poi non ha mai saputo che ho sposato sua figlia, poverino, è chiaro. Allora, grazie della serata, grazie a Peppino, grazie a te Mirtillo, grazie a tutti, ci sentiamo quando volete perché è sempre un piacere. Sì, noi abbiamo delle altre. Ciao Salvatore, un abbraccio. Ciao, saluti a tutti, saluti a Giuliano e tutti. Ciao. Grazie mille, grazie. Ciao. Una bellissima persona Salvatore, noi abbiamo fatto 3 puntate con lui, quindi ci sarà la quarta, la quinta, la sesta, e magari ecco quando uscirà il nuovo brano lo richiameremo per così per farcela contare un pochettino, lo commentiamo. Comunque siamo veramente orgogliosi e contenti noi di aver sentito almeno qualche prima nota, no, di questa nuova canzone che sicuramente ecco. E quando dovrebbe uscire, hai detto, questo nuovo lavoro? Mi ero fissato per Pasqua, ma penso che non ce la facciamo. Una settimana dopo uscirà. Ho capito, quindi prima o poi vabbè, noi aspettiamo perché siamo. Perché non c'è il titolo, mannaggia, se sapevo dicevamo a Salvatore, perché non mi manca il titolo per l'album. Io lo richiamo Salvatore. Lo richiamiamo. Lo richiamo io così diventa una sorpresa. Vabbè. Ecco, qualcosa di. Allora niente, che ci stiamo salutando. No, c'è un'altra persona. No, c'è un'altra persona che ha collaborato con te. Due secondi soltanto. Due secondi. Sto lavorando. Sì, ma due secondi soltanto. Vediamo un pochettino. È una persona che credo abbia fatto. Probabilmente l'ultimo brano, uno degli ultimi brani con te, e vediamo un attimino se vediamo. I miei capelli bianchi. No, non mi sembra che sia quella la canzone. No, non mi pare proprio che sia quella. E andiamo a sentire se ci risponde immediatamente. Quella è molto bella comunque, ma se non mi sbaglio ha un altro titolo. Adesso io non mi vorrei confondere. Pronto? No, non mi risponde ancora. Non mi vorrei sbagliare, forse è Sogno di una sera o sbaglio? Sogno di una sera. Ma chiama Memore Migi. Allora, questo qui proprio non mi risponde. Allora c'era un'altra persona che ti voleva salutare, evidentemente hanno saputo che sei tornato dal Brasile, bello, vittorioso, contento e soprattutto hai fatto ascoltare le canzoni più belle, devo dire. Mirtillo, un attimo solo. Sì, ok, abbiamo già in diretta probabilmente un'altra persona. Ma vedo se ne indovinerà la voce, se lo riconosco. Sì, sì, vediamo. Sì. Intanto metti a fare un'altra domanda. Sì. Andrea penso che l'avresti sicuramente riconosciuto comunque, perché ha una maniera di parlare, di sorridere, lui è sempre allegro. Se non mi sbaglio, nei primi anni diciamo della loro carriera, no? Ti hanno accompagnato nei tuoi eventi in Italia, o sbaglio? No, eravamo molto amici, andavo ai loro concerti, loro venivano ai miei, abbiamo fatto un disco in questo jukebox meraviglioso con loro, che devo dire sono stati gentilissimi a accettare,
un impasto vocale meraviglioso. Quando sento quel disco io mi arrecreo. Ma è napoletano proprio lui, puro sangue, Andrea? Mi sembra di sì, che sia proprio napoletano lui. Tutti napoletani. Tutti napoletani. Però vedi una cosa, ecco, io una cosa che mi chiedo, prima si parlava di musica rap, questa musica che ti martella la testa, no? Però la musica, quella che è nata qualche anno fa, voglio dire, che continua ancora a andare, è quella di oggi, è quella che ancora oggi noi ascoltiamo attraverso le canzoni di Giardino dei Semplici, quelle tue, quelle comunque dei grandi, degli Audio 2, quelle dei grandi del passato, che continuano proprio a rimanere, voglio dire, no? Io non credo che i ragazzi di oggi abbiano questa fortuna, no? Che possano rimanere veramente sulla cresta dell'onda per tanti anni. Non so se dipenda dalle canzoni o se dipenda anche un pochettino dalle voci che loro hanno. Tu che dici, Peppino? No, secondo me no. Ogni generazione ha la musica che gli spetta, cioè se la sono scelta loro. Ma io penso che è difficile smontare un monumento come la canzone nostra napoletana, italiana, in genere tradizionale, quella che del massimo ascolto. Quindi insomma è importantissimo che questo sopravviva tutto, perché poi quando le generazioni, finché i ragazzi ballano a 10 metri di distanza l'uno dall'altro, che non si ricordano manco con chi stanno ballando. Certo, certo. Ma poi appena si innamorano hanno bisogno di un altro tipo di musica, io penso, non vorrei illudermi. Però mi pare di aver capito qualcosa del genere. Infatti, segni un po', e tra i cantanti napoletani di oggi ce n'è qualcuno che secondo te può lasciare un pochettino il segno? No, ce ne sono parecchi. Ce ne sono tanti. Solo un po' alla volta li stiamo perdendo tutti, perché appena fanno un pelo capiscono che a Napoli non c'è sbocco, perché non c'è promozione, non c'è produzione, non si crea, diciamo, il prodotto finito. Noi siamo nasciamo artisti, per carità, noi in generale nasciamo artisti, però le nostre cose vengono sfruttate alla meglio dalle major, dalle case del nord, eccetera, per cui se non te ne vai da Napoli rischi di rimanere isolato. Io sono ancora più isolato perché sono nato in un'isola, quindi Il mio essere è Napoli, e ci tengo a rimanere, perché molti dei miei colleghi se ne sono andati per fare, giustamente, per approfittare delle promozioni che si fanno a Roma, a Milano, eccetera. Però io sono radicato qua e preferisco il sole e il mare di Napoli alle promozioni delle mega show. Non sei, tu non hai mai pensato, vero, di, come tanti altri cantanti, cioè di abbandonare, no? Di abbandonare Napoli, perché tu comunque hai subito avuto il successo per le tue bellissime canzoni, per i tuoi cioè molti invece hanno dovuto espatriare, voglio dire, anche venendo soltanto al nord. Ok, no, Peppino, ti faccio l'ultima sorpresa e poi ti salutiamo. Abbiamo con noi Memo Remigi. Ah, il grande Memo Remigi. Ciao Memo, buonasera. Ciao Memo, non parlare milanese perché io non lo capisco. Non devo parlare in milanese. Non parlare il dialetto milanese, perché non lo capisco. Non è come il napoletano. Perché già una moglie che è napoletana, per cui. Ah, veramente, no, non lo sapevo. Buon gustaio. Memo, quali ricordi hai di Peppino che maggiormente ti vengono in mente in questo momento? Vabbè, i ricordi che ho di Peppino, che con le sue canzoni mi ha fatto innamorare, perché lui è molto più vecchio, io ero ancora un ragazzo. Ehi là, Peppino, reclama. Ma io amo i bambini, adoro i bambini, mi piace. Quindi il film che ho fatto, ho conquistato la fascia dei bambini, il Natale col boss, che fece quella parte. Infatti, ero bambino e cantavo tutte le sue canzoni. Quindi io me ne ricordo pure una. Na, 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 Milano.
mi ricordo la parola Milano. Milano. E se sono pace, ma dai, non è peccato. Tu mi guardi questo è un Napoli milanese. Ma se Cristo per te non è bene, me sai dicere Peppino. O bene cos'è? Sì, sta bocca. Senti, ma adesso questo testo che c'hai davanti, non lo accartocci, lo butti via, no? Conservalo. Ma guarda che se vuoi te le canto tutte. Grande, ringrazio tutte. Io anch'io come te ho fatto il night per tanti anni, le tue canzoni erano veramente dei pezzi forti dove la gente ballava, si stringeva, si amava, nascevano i bambini, non come adesso che se le coppie quando ballano sentono una vibrazione perché lui è in tasca telefonino. Bella questa, bellissima, bravo, questa, bravo. Oh, no. Questa a me me la segno davvero perché è bella, bella, molto bella. Memo, quindi tu ti sei innamorato con una canzone, con le canzoni di Peppino Di Capri? Vabbè, non esageriamo, di quell'epoca, diciamo così. Sì, di quell'epoca. Veramente. Tu sei per me la più bella del mondo. Don Marino Barreto, questa. Sì. Ti ricordi, Marina, anche erano i due dopo scuola di quel tempo. Altro che mi faceva impazzire il Peppino è tante triste amore di Giardino. Freddo gusto, sì, grande. Ok, Memo. Ma sarebbe bello comunque poter vedere una sera in un teatro tutti i grandi cantanti degli anni 80-90. Dimmi. E lo chiamiamo Radio. Mircilla, un attimo. Radio Free Station, certo, Radio Free Station. Mircilla, un attimo che Memo deve dire una cosa importante a Peppino, sentiamo. Vai. Dimmi, Memo. Allora, Peppino è stato sempre un punto di riferimento per tutti noi della nostra generazione, perché siamo lì, siamo tutti, diciamo, sulla stessa età, per cui le sue canzoni, i locali che si facevano allora, si andava anche l'estate a fare ballare la gente, a fare innamorare la gente. Sì. Sono canzoni e sono periodi che hanno lasciato un'impronta indelebile nella musica. Bravo. E purtroppo non verranno più quei tempi, quelle situazioni. Però io so che sono fiducioso. Sì, anche no, io. Ha detto lui è fiducioso, Peppino, che possa tornare in questo momento. Quando ci si innamora veramente, questi ragazzi devono cambiare rotta, devono per forza colloquiare con il linguaggio musicale internazionale. C'è la musica dal vivo. Come stanno oggi a innamorarsi con le canzoni di oggi? Adesso parliamoci chiaro. Sì. Vabbè, però l'eccezione, belle canzoni ci sono ancora. Però, capito, le tendenze fanno un po' riflettere. Lo so, dimmi tu. Le atmosfere che c'erano una volta non esistono più. Cioè si andava a ballare proprio per rimorchiare, dico io. Anche. Ecco. No. E di dirle quelle parole, suonare quelle parole che tu cantavi, capito? Questa è la cosa bella. Si cantavano nelle orecchie, è vero? Straordinarie. Adesso invece mai facciamo una battuta. Al mondo da Meracco, sì. Facciamo una battuta, Memo. Adesso magari visto l'ultimo Sanremo, magari una ragazza ti abbraccia e comincia a cantarti soldi. Appunto, questa è sempre stata una richiesta perché il mondo è mondo. Ok,
Va bene Memo, ti ringraziamo tantissimo per questa sorpresa, sappiamo che stai lavorando, quindi ti lasciamo e ti ringraziamo di vero cuore, grazie. Un abbraccio Remo, un abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Però io Peppino, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi. Mirtilla, a te la conclusione. Sì, io che dire, grazie a risentirci magari ecco dopo l'uscita di queste bellissime canzoni e magari le presentiamo insieme, rinvitiamo di nuovo il nostro Depsa, Peppino? Brava, però quando volete, io ho a disposizione tutta la mia discografia perché essendo il mio essendo io il discografico di me stesso, ho tutta la produzione dal 70 fino ad oggi, per cui quando vi serve qualcosa sapete dove trovarmi, non solo per intervistarmi ma per chiedermi qualche aggiornamento sulle... perché anche la gente fa piacere sentire magari una versione più aggiornata di vediamo questa come la... No, ma io allora io ho preso appositamente champagne vecchio perché io volevo presentare Peppino con una canzone, diciamo, dei primi anni, praticamente, proprio anziché mettere il mio jingle. Quindi non ho messo la mia intro per mettere la tua. E ho scelto quella proprio perché mi appartiene. Ecco. È lunga, sì, hai ragione. Sì. Mi appartiene. Comunque, per concludere, Peppino, detta con una risposta napoletana, ti piace questa radio? E certo. Molto, bravi, complimenti, veramente. Di cuore, cioè il mio altro telefono che squilla, ha aspettato fino a mo', bravo, un abbraccio a tutti. Grazie Peppino, un abbraccione, alla prossima, grazie mille, ciao grazie mille.